Da una parte le esigenze degli imprenditori privati, dall'altra le lungaggini amministrative. Al centro il progetto di riqualificazione dell'area orientale di Napoli che negli ultimi 10 mesi ha subito una forte battuta d'arresto. Il motivo? La crisi economica che ha scoraggiato i grandi gruppi di investitori internazionali. La questione è stata al centro di un animato dibattito organizzato dall'Associazione Costruttori Edili di Napoli. All'incontro i costruttori hanno invitato Marilu Faraone Mennella, presidente del Consorzio di Imprenditori Naplest, convinta che sia arrivato il momento per la Regione Campania di accelerare i progetti per la zona. Questo anno e mezzo, anche due direi, di grande crisi internazionale non hanno giovato. I nostri progetti, vale a dire quelli che io rappresento come Naplest, sono tutti progetti che hanno come interlocutori sia costruttori che gestori grandi gruppi internazionali. E logicamente tutto quello che sappiamo sta accadendo in giro per il mondo non ha giovato. Però posso anche dirle che su 15 progetti 3 sono terminati, uno in via di completamento. Lo sviluppo di Napoli Est, come sostiene il presidente dei costruttori napoletani, Rodolfo Girardi, potrebbe essere anche una manna dal cielo per il settore dell'edilizia che chiede interventi rapidi al fine di scongiurare il tracollo finanziario delle imprese del territorio. La regione sta lavorando molto anche con Bruxelles per fare in modo che questi grandi progetti possano realizzarsi, però finché noi non vediamo i bandi per consentire alle nostre imprese di poter partecipare e avviare i cantieri, ovviamente noi non possiamo essere contenti. Seguiamo, monitoriamo, perché anche Naplest, che è un investimento importante di tanti privati, ha bisogno del supporto pubblico per poter fare quelle infrastrutture necessarie per creare un maggiore amalgama in una zona che comunque è ancora molto degradata.